Hai corso tipo 20 km in 30 minuti. Devo essere partito lento. Davvero? Io se fossi te un po' mi vergognerei. Fatti un altro giro, avanti. L'hai già fatto. Certo che l'hai già fatto. La famiglia di maghi che Dobby serve, signore. Dobby è costretto a servire una sola famiglia per sempre. Se mai sapessero che Dobby è stato qui... Ma Dobby doveva venire. Dobby deve proteggere Harry Potter. Avvertirlo. Harry Potter non deve tornare alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts quest'anno. Sei una spietata macchina da guerra verde. Insieme faremo sputare sotto chi ci sbarra la strada. Oh, wow, mamma mia, che spavento. Sai, non ti offendere, ma se questa cosa non funzionasse li stenderei lo stesso, giuro. Dammi retta, ti serve una scatola di mentine perché l'alito che puzza! Mi hai quasi bruciato i peli sul naso! Come quella volta, quando sono andato... E poi ho mangiato delle bacche marce. Quel giorno il mio sedere sparava gas a tutto spiano. Per... Kurt, arriva un momento in cui diciamo a noi stessi... Oh, eccolo là. Cerco uno così da una vita. Vederti cantare Blackbird l'altro giorno mi ha davvero aperto gli occhi. Oh, Brian, eccoti qui. Ti ho cercato per tutto il tavolo. Senti, te lo devo proprio dire. Questa roba che mi hai dato ieri sera mi ha salvato la vita. Sono crollato all'istante. Vedi, normalmente mi sveglio almeno 5 o 6 volte per piangere e defecare. E invece stanotte ho dormito come un ghiro. Proprio così, Andres. Dalle mie parti, uccidiamo un uomo prima di colazione, giusto per stuzzicarci l'appetito. Poi lo saliamo, poi lo pepiamo, poi lo rosoliamo in burro chiarificato e poi ce lo mangiamo. Lo mangiate? E che ho detto io? Ho visto cose che farebbero perdere a un uomo il controllo delle sue funzioni ghiandolari. Passa 3 giorni nella carcassa di un cavallo a bere solo i succhi del tuo corpo. È una cosa che ti cambia. Oh, sì. C'erano un paio di assi in più in questo mazzo, amigos. Proprio come piace a me. E quindi no, mio irsuto piccolo amico roditore, non sono di queste parti. Diciamo che vengo da tutti i posti dove ribollono i guai e sta per scatenarsi l'inferno. Diciamo pure che sono l'inferno bello che scatenato. Mi chiamano... Rango.